parli. Guardami quando mi parli. Guardami quando mi parli. Guarda se è vero. Guardami quando mi parli. Guarda se è vero. Di parlare guardando al buio, e se qualcosa mi devi dire dimmelo duro, la voglio in faccia la verità, e quando è dura sarà scottura, scottura.
grande illusione. Cosa ha dato che ti sei? È soltanto un respiro in più. Sarai pronto. Io non ci sono. Tanta gente convinta che ci sia nella vita qualche cosa e chissà. Quanta gente comunque si sa che si accontenterà. Sally ha patito troppo! Sally ha già visto che cosa! Ti può ballare addosso! Ti può crollare addosso! Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza! Per ogni candida cadenza! Tanto per non sentire la Vanessa! Senti che fuori piove, senti che bello cuore. Senti che cammina per la strada sicura, senza pensare niente. Ormai guarda la gente. Grazie!
piaciuto subito il suo meraviglioso sorriso. Ma perché ha un sorriso meraviglioso. Ma nonostante non sia una cosa semplice fare produttore artistico, fare anche gli arrangiamenti, suonare le chitarre elettriche, quelle acustiche, la slide e anche i cori, signore e signori, vince Pastano! Lui invece volteggia tra i tasti bianchi e i tasti neri delle sue tastiere, dei suoi sintetizzatori. Ma oltre ai tasti bianchi e i tasti neri c'è anche questa meravigliosa barba rossa, il capello che non c'è più perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Alle tastiere Alberto Rocchetti, il lupo Barbaro! L'altra metà del cielo di questa grandiosa band, i cori sono suoi, Roberta Montanari! Cosa devo dire? Una leggenda! Il basso è quello di Claudio Colinelli, detto il Gallo! Che stasera ci ha fatto sognare con la sua batteria e le percussioni direttamente da Los Angeles, ladies and gentlemen, Matt Love! Adesso penso che sia arrivato un momento a luci rosse. A luci rosse, si vedono le luci. No, perché di lui si capisce la precisione, si capisce anche la professionalità, ma non è che uno si chiama torre per niente. Un grande del basso, ma anche un grande spessore, Andrea Torre, Torresani! E qui un'altra novità, è una novità perché lui è sempre in giro per il mondo e continua ad andare dall'altra parte del mondo. È appena arrivato, tornato dall'India, lui suona le chitarre acustiche a 6 o 12 cordi, si occupa delle programmazioni e fa i cori, è il nostro Antonello Sanduca D'Urso! Sono in tre, quindi più del Tris non si fa, il nostro Tris Dassi, la nostra sezione fiati, che non ha un nome, però ha un soprannome, giusto? Ricciolo, Trombolo e Scivolo, e rispettivamente Andrea Ferrario al sax, Tiziano Bianchi alla tromba e Roberto Solivago al trombone. La chitarra è quella di Steve! La musica è un'arma potentissima. Tutte le grandi storie cominciano da un sogno, ma poi serve tanta passione, tanto lavoro e tanto impegno. Non si diventa Vasco Rossi a caso. Quello che avete visto stasera è lo spettacolo più emozionante e potente del mondo. A nome di Vasco ringrazio tutti quelli che hanno collaborato al successo di questo straordinario evento.